Devo confermare la notizia, purtroppo, e niente, è successo quello che purtroppo noi conosciamo, cioè il grande ustionato è un paziente che ha patologie che compromettono un po' tutti gli organi, dai reni ai polmoni al cuore, e quindi a un certo punto le ustioni comportano che uno si instauri precocemente una sepsi che se, come nel caso del ragazzo, prende il sopravvento, difficilmente si riesce ad aiutarli, ecco. Quali sono le condizioni degli altri quattro ricoverati? Rimangono tutti in prognosi riservata e in pericolo di vita. In particolare la ragazza ustionata, in queste ore la stiamo operando nel tentativo di eliminare più tossine possibili, perché anche lei è estremamente critica. La situazione si era aggravata ieri e adesso è un pochino più stabile, ma sempre nell'estrema gravità della situazione. Gli altri ragazzi sono stati estubati grazie all'aiuto degli anestesisti, che sono costantemente in lavoro insieme a noi medici e infermieri del centro grandi ustionati, e che si alternano ogni giorno, più volte al giorno, proprio per cercare di aiutarci nel poter operare più possibile e prima possibile questi ragazzi. Abbiamo imparato, dottor Perniciaro, anche attraverso le sue parole in questi giorni, nei suoi collegamenti, a capire che una prognosi per casi così gravi è davvero lunga da sciogliere. Quale sarà il decorso nei prossimi giorni? Ma guardi, noi in centro ustioni siamo abituati a non sciogliere praticamente la prognosi fino a quando non vediamo i ragazzi a casa, perché anche nella situazione più tranquilla, anche quando si pensa che ormai siamo fuori pericolo, può accadere l'imprevedibile, e quindi per noi purtroppo sono da considerare sempre in pericolo di vita finché non vanno a casa. Continua la speranza, dottor Perniciaro, per loro, vista la giovane età, che comunque appunto le condizioni possano migliorare. Guardi, da un lato sì, la speranza ce l'abbiamo, almeno per i ragazzi, gli altri tre ragazzi, a parte quella che è intubata, gli altri tre ragazzi sono sicuramente già un passo avanti, possiamo dire, però proprio perché la giovane età rappresenta un fattore importante, anche qui dobbiamo dire che è devastante quando li perdiamo, perché ovviamente se da un lato l'età può aiutarci a ben sperare, quando poi non ce la fanno, sia il personale medico infermieristico che i parenti chiaramente subiscono un crollo importante. Dottore, il ragazzo che non ce l'ha fatta purtroppo aveva ustioni, lo ha raccontato, fino a oltre il 60% del suo corpo. Invece, quali sono le percentuali degli altri ragazzi? La ragazza che in questo momento stiamo operando, che è la più grave, ha più o meno la stessa superficie corporea interessata, non è il 60, sarà il 50, ma più o meno è molto estesa, e gli altri ragazzi hanno ustioni minori, variabili dal 20 al 40%, ma il problema è che sono coinvolte zone nobili, tipo la faccia, le mani e gli arti inferiori.